quello che mi appassiona del mio mestiere è raccontare storie. Le mani in pasta di tutta la famiglia sono come le cose che ti fanno stare bene. Come l'abbraccio di un'amica. Una cena che ti fa sentire a casa, in famiglia. Perché, come dice sempre Francesca, quello che facciamo per voi lo mangiamo anche noi. Sono in una fase della mia vita in cui seguo molto il mi piace, non mi piace. Siccome mi piace molto quello che ha fatto Vail, quando c'è stata l'occasione di cantare queste canzoni, io ho detto con entusiasmo sì, ho accettato. Trasformare il vissuto delle persone, la loro capacità di immaginarsi, la loro unicità, il linguaggio delle immagini è ogni volta una sfida affascinante. Studiare un nuovo pezzo vuol dire aprire un libro, aprire una partitura, è un libro. Il problema di un interprete che sia sempre la sensazione che, per quanto tu possa capire, riesci sempre a capire una percentuale molto piccola di quello che il compositore si suppone abbia voluto dire. L'emozione è come il cibo. Ogni cosa che realmente ci emoziona ci nutre. Dove vanno a finire le note una volta vibrate nel vento? Dove trovano riposo una volta incantati i nostri cuori? Cullate in questo lago, le note, ne abitano isole e sponde, per sempre. Dall'alba al tramonto ogni estate si consuma qui, al Festival di Stresa, questa magia musicale. Oltre le parole, ci sono tanti modi per raccontare una storia. Se sviluppiamo la nostra attenzione, le linee dei volti, la semplicità di un gesto, la forma dei corpi, possono raccontare storie. Considero mie con maggiore consanguineità e intimità talune figure che sono scritte nei libri, certe immagini che ho conosciuto nelle illustrazioni,
più di molte persone che sono considerate reali, che sono fatte di quella inutilità metafisica chiamata carne ed ossa. Partecipare a intelligenza finanziaria perché non c'è preparazione finanziaria. Se io ho le migliori intenzioni del mondo, ma non ho denaro, non ho mezzi, quello che posso fare per me, per gli altri, per la mia famiglia, per il mondo in generale, è ben poca cosa. Quindi aiutare ad amplificare questo tipo di potere, questo tipo di energia, questo tipo di libertà è in effetti il fine ultimo per cui io faccio quello che faccio. Sì, il mio mestiere è sicuramente un gran bel mestiere.